Diamo l'inizio a questo bellissimo evento per riflettere su un tema molto importante: i limiti dell'azione politica, la decisione politica tra esigenze di giustizia normativa e necessità di giustizia sociale. Ho l'obbligo di ringraziare la scuola di Regione per l'invito che ha voluto rivolgere alla mia persona ad introdurre con un breve saluto i lavori di questa serata, che constato con grande soddisfazione, straordinaria per l'ampiezza della presenza di tanti cittadini. Non vi erano dubbi che così sarebbe stato. D'altronde, quando vi sono iniziative pubbliche ispirate o promosse da Luciano D'Alfonso, si conferma sempre quel suo particolare talento a saper essere in sintonia con le attenzioni e le aspettative di una platea vasta e qualificata come quella qui presente. E aggiungo anche giustamente esigente, e sempre più esigente. Questa volta poi il tema proposto alla discussione e all'approfondimento riveste un significato particolare, che rinvia sia alla rilettura critica di un'esperienza e di tante esperienze già maturate storicamente sul campo, sulle quali il popolo sovrano più volte si è anche espresso con apprezzamenti ed espliciti consensi, anche se ovviamente non univoci, e che poi hanno incontrato limiti per estrinsecarne tutti gli effetti auspicati proprio nell'esercizio delle funzioni di contropoteri altrettanto legittimati nel gioco democratico. Nel contempo, il tema stesso evoca suggestioni non trascurabili nell'immaginare una visione coerente e praticabile per provare a uscire dalle secche, dai disagi e dalle sofferenze della grave crisi che attanaglia il nostro Paese e le nostre comunità locali. Gli ingredienti di tali suggestioni sono tutti nel sottotitolo del tema proposto, che sottintende per l'appunto un maggiore e più esplicito interesse e tanta preoccupazione per il futuro, il nostro futuro di ciascuno di noi e delle nostre comunità, nel senso che il futuro stesso è chiaramente legato, in primo luogo per l'appunto, alla decisione politica e alla fiducia e alle speranze che si devono avere in essa, perché è irrinunciabile ed è innegabile che il governo della vita collettiva non può fare a meno dalla responsabilità della decisione politica. Vi è indicato come altro tema l'esigenza di giustizia normativa, ma anche qui non poteva che essere richiamato così come è stato fatto, perché solo la dimensione auspicata di giuste norme e regolamentazioni, e quindi il funzionamento delle istituzioni, il loro corretto funzionamento, insieme animano la cultura della legalità come presupposto della coesione sociale e della buona economia. Vi è l'ultimo tema che riguarda la necessità di giustizia sociale. Solo con la riaffermazione di più equità e dunque di un maggior rispetto della dignità umana delle persone, dei loro diritti e dei loro bisogni, solo a queste condizioni è possibile dare risposte al degrado e al declino nella cui perversa spirale siamo velocemente precipitati. Come direbbe Sant'Agostino, il mondo è un libro aperto, ma bisogna avere il coraggio, o all'epoca di Sant'Agostino, di girare il mondo per conoscerlo. Oggi, con le tante opportunità nuove e straordinarie che abbiamo a disposizione, sfogliare le pagine di un libro o collegarsi all'internet per capirne la complessità e anche provare a sognare, ad avere una visione, a immaginare il futuro, speranze, sentimenti, incoraggiamento, un pizzico di ottimismo perché lo stesso futuro possa tornare ad essere nella disponibilità, nel potere certamente di condizionamento delle decisioni della politica, ma anche nell'impegno di
di ciascuno di noi e alle responsabilità di ciascuno di noi. Però vi è una cosa che non possiamo, nessuno al momento più si può permettere di sottovalutare. Occorre cambiare, occorre avere il coraggio di sposare in fondo la necessità del cambiamento, perché le nuove speranze e le maggiori giustizie sono solo i migliori auguri che ci possiamo rivolgere per le nuove festività, le imminenti festività che abbiamo di fronte, ma anche per immaginare a uscire da una dimensione di sofferenza sociale ormai così tragica, così repressa, così poco compresa e così doverosamente da mettere al primo punto di qualunque agente di impegno, di chi ha qualunque responsabilità nelle istituzioni, ma anche nella vita ordinaria, nelle prossime possibilità, al dovere ormai di assumere sino in fondo e di coltivare sino in fondo. Grazie e buon lavoro, perché è una bellissima serata che vede i protagonisti, tantissime belle personalità, diverse per le loro storie, per le loro funzioni e per le loro responsabilità, ma che tutte convergono ad arricchire una riflessione che auspichiamo tutti sia attenta, profonda e utile per immaginare il futuro di tutti. Grazie e buon lavoro. Bene, iniziamo volentieri i lavori, introduciamo subito l'argomento particolarmente interessante che è stato proposto dall'organizzazione, non prima di aver ringraziato tutti voi per la partecipazione, tutti i relatori per gli interventi con cui tratteranno questo argomento, un argomento che ci tocca da vicino, non solo come cittadini, destinatari sia dell'azione politica sia in qualche modo partecipi di quel patto che è alla base della nostra comunità civile rispetto delle leggi, se ne discuterà oggi in modo assolutamente autorevole. Mi fa piacere introdurre l'argomento con i richiami che sono stati fatti magistralmente domenica scorsa dal procuratore Trifuoggi sulle pagine del Centro, cui oggi ha in qualche modo offerto un ulteriore spunto. Estendo anche al sindaco Tosi il benvenuto nel nostro incontro. Dicevo, l'argomento è stato magistralmente introdotto dal procuratore Trifuoggi domenica sulle pagine del Centro, quando ha fissato alcuni punti che credo siano degli ottimi punti di partenza. Provo a estrapolarli rapidamente da ciò che il procuratore ci scrive. Il procuratore ci fissa due punti. Il primo punto: l'importanza della norma. Dice testualmente Nicola Trifuoggi: la norma costituisce la strada che l'amministratore deve percorrere per giungere al risultato voluto. Aggiunge anche: capita però che nonostante questo potere, a volte l'amministratore senta la norma come un limite, individui cioè altri percorsi per giungere a un obiettivo a suo giudizio preferibile, in diverso modo non conseguibile. E ci propone una risposta, ci propone una soluzione a questo ipotetico non rispetto della norma, quando invita la politica, e in particolare invita i partiti, i movimenti politici, leggo testualmente, devono valutare e filtrare attentamente e scrupolosamente gli aspiranti alle candidature per qualsiasi incarico, interno e esterno, rinunciando, se del caso, all'incremento dei propri voti. Invitando i politici, tutti coloro che sono in qualche modo investiti di una funzione di gestione della cosa pubblica, ad una competenza tecnica, ad una preparazione maggiore, e offrendo come spunto di riflessione, e anzi riconducendo il mancato rispetto della norma o ad una scarsa professionalità o ad un atteggiamento in qualche modo volutamente non rispettoso della legge. Risponde Luciano D'Alfonso, anzi più che risponde direi integra Luciano D'Alfonso il porre, diciamo, questa chiara centralità della norma e la necessità di rispettare la norma,
aggiungendo un altro imperativo in qualche modo. Al rispetto della norma è necessario aggiungere anche il rispetto di un ulteriore obbligo che il pubblico amministratore assume già al momento della candidatura, ancora di più quando gestisce, inizia a gestire la cosa pubblica. E dice anche qui testualmente: a mio modo di vedere, un amministratore pubblico non ha solo limiti dettati dalla norma penale, limiti alti, con un'espressione particolarmente elegante a cui Luciano D'Alfonso ci ha da tempo abituato, li definisce come un firmamento da non toccare per non rischiare di bruciarsi. Ne deve conoscere anche di bassi, di limiti, quasi una sorta di fondamento mancando il quale si sprofonda rovinosamente. Qual è il limite basso che individua Luciano D'Alfonso? È una sorta di limite di immoralità che lui ritiene si verifichi ogni qualvolta il pubblico amministratore, per timore di sporcarsi le mani, e questo è il titolo che dà al suo articolo, e per evitare di incorrere in rischi, riduce la sua azione amministrativa o sostanzialmente la vanifica, la sua azione di governo fino a vanificarla. Ci troviamo quindi in qualche modo a discutere fra due principi: la centralità della norma, per l'autorevolezza dei relatori, ma anche per l'interesse che ha portato tutti voi a questo incontro, io credo che questo possiamo assumerla quasi come un punto di partenza, non oggetto di discussione. Siamo tutti d'accordo? Le comunità civili sono tali perché condividono, e anche noi, volendo, avendo questa grande aspirazione, credo sia la più grande aspirazione che ciascun cittadino possa avere, vogliamo condividere le norme, vogliamo rispettarle, vogliamo che tutti le rispettino, perché in questo rispetto troviamo l'essenza stessa della nostra, dei motivi della nostra convivenza. Vogliamo anche che la politica giochi quel ruolo che richiama Luciano D'Alfonso, e che riesca in qualche modo a mettere in moto quelle energie migliori che possano rendere la nostra convivenza sempre più efficace e sempre più fruttuosa. Ci troviamo però di fronte ad una considerazione che possiamo per certi versi mutuare un po' anche da altre situazioni di crisi, mi riferisco a quelle per evitare di introdurre argomentazioni di non chiarissima efficacia. Il modello di gestione della cosa pubblica, il modello della giustizia, in qualche modo è un modello che è nato e si è sviluppato con il riferimento allo Stato liberale, allo Stato-nazione, e si è affermato sul principio fondamentale della universalità, direi della universalità generalizzante. La norma astratta universale va applicata, va rispettata, la norma serve per dirimere i conflitti. Dalla norma generale ne facciamo un'applicazione al particolare. È un po' come se pensassimo a ciò che è accaduto nella fisica, o più in generale nelle scienze esatte, quando dalla rivoluzione newtoniana in poi, con una potenzialità, direi una progressione quasi geometrica, c'è stato un grande sviluppo nella fisica, nelle scienze esatte, c'è stato un grande sviluppo, una grande applicazione anche nel diritto. E le nostre società si sono evolute anche grazie alla produzione normativa e all'applicazione che ne è stata fatta. Poi ci siamo accorti che tutto è molto più complesso, e che in qualche modo, se la fisica newtoniana non è più in grado di spiegare, di far fronte ad un sistema la cui complessità è decisamente più rilevante, anche la norma, anche il diritto, anche la gestione della cosa pubblica deve rispondere alle esigenze di una società la cui complessità, il cui livello di complessità cresce in modo esponenziale. Come poter offrire una risposta alle maggiori complessità, che per rendere molto più concreta ed evidente la questione mi permetterei di riferirla a decisioni amministrative. Costruire una scuola nell'Ottocento era relativamente semplice, ed era relativamente semplice rispettare le norme che ne disciplinavano l'azione. Oggi forse costruire la stessa scuola, anzi forse, sicuramente è molto più complesso perché sono tanti gli interessi che devono essere tutelati, devono essere contemperati. E questa esigenza di contemperare interessi crescenti, istanze crescenti, ci introduce esattamente sull'argomento di cui oggi discutiamo. Come poter affiancare a quel modello di universalismo generalizzante la norma come l'abbiamo immaginata, con quella linearità quasi ottocentesca, direi
termini naturalmente assolutamente positivi, come poter affiancare a questa interpretazione, alla necessità di un'azione politica in una società complessa, il contemperamento delle istanze che sono sempre più numerose e che coinvolgono sempre più cittadini. Ne discutiamo oggi, ne discutiamo con degli ospiti particolarmente autorevoli e qualificati per affrontare questo tema. Ne discutiamo oggi, iniziamo subito la discussione, ma mi permetto in qualche modo una piccola pausa che non ha a che fare con i lavori del convegno e che serve solo per fare i migliori auguri a Luciano D'Alfonso che oggi compie gli anni. Allora, buonasera a tutti anche da parte mia, sono Mauro Tedeschini, il direttore del centro, con il professor D'Amico ho l'onore di coordinare questa tavola rotonda, presenteremo gli ospiti man mano. Io chiamerei subito in causa il dottor Trifoggi, visto che ha acceso le polveri sulle colonne del centro, siccome capita che il centro lo leggo anch'io ogni tanto, c'è un altro passo che vorrei riferirmi proprio per chiamarli in causa e fa parte dell'articolo scritto da Alfonso, dice a un certo punto esattamente questo: compito della politica è la tutela della comunità e la sua promozione. Questo interesse, in circostanze eccezionali, può prevalere in linea generale sulle stesse previsioni ordinamentali quando si consideri che in verità esse sono disposte per il medesimo fine. A me sembrava, leggendo invece il suo intervento pubblicato domenica, che lei non fosse così d'accordo. Sono anche più esplicito per chiamarle in causa e le dico in maniera molto terra terra, molto meno dotta del linguaggio che ha usato il rettore dell'Università di Teramo, essendo io un modesto giornalista. Onestamente, i rilievi che fanno i politici, a voi magistrati, io penso che uno quando fa il magistrato lo sia per tutta la vita, anche se magari è andato da poco in pensione, sono sostanzialmente due, no? Io un po', diciamo, banalizzo, però le cose credo che siano queste. Uno è un eccesso, diciamo, di formalismo, disinteressandosi delle esigenze del funzionamento di una comunità e quindi attaccandosi alle norme appunto in maniera formale. Un caso clamoroso, diciamo, di contrasto fra la politica e la magistratura è stato quello recente dell'Ilva di Taranto, scusate, no? In cui il governo Monti diceva ma lì ci sono 20.000 famiglie che mangiano su questa acciaieria e la magistratura diceva a me non interessa, io ho delle norme che mi dicono che lì i livelli di inquinamento sono stati superati, quindi io l'acciaieria la chiudo e non è un problema mio se tutti questi signori vanno a casa e tra un po' a Taranto scoppia la rivoluzione. Quindi questo è, diciamo, il primo rilievo che si fa, no? Quindi si dice, si è detto, anche un politico onesto certe volte si trova a dover scegliere tra l'agire o il violare in qualche modo le norme. C'è il caso storico di Enrico Mattei che si vantava che per avere fatto, che è riuscito a fare dell'Eni una grande azienda da una società in liquidazione violando 53 fra leggi e regine, che erano tante, lui se ne vantava pubblicamente. L'altra cosa che è più, se vuole, giornalistica, vi rimproverano di avere molto più affetto e interesse per i politici che non per i grandi mafiosi, i grandi trafficanti, forse anche perché dicono i magistrati perseguendo i politici vanno sui giornali e nelle televisioni e magari invece perseguendo altre forme di criminalità fanno un lavoro più oscuro e meno visibile. E quindi c'è stato anche qualche richiamo del Presidente della Repubblica come Presidente del CSM che qualche volta ha detto ma insomma i magistrati siano un po' più sobri. Finisco e le do la parola immediatamente. Quello che dice D'Alfonso è corretto, secondo lei ci possono essere dei momenti in cui si può derogare da questa strada e soprattutto è vero che un politico in certi momenti deve scegliere tra la legge e fare gli interessi della sua comunità? Bene, cominciamo bene. Sì, ho letto quello che ha scritto Luciano D'Alfonso e che lei ha pubblicato, così come cortesemente ha pubblicato le mie riflessioni, aggiungendovi un titolo stuzzicante. Veda, io ho fatto 45 anni in magistrato e da un anno e qualche mese, da quando sono pensionato, non sono cambiato minimamente e non ho alcuna intenzione di cambiare per il futuro.
la mia cultura è quella, anche se volessi non riuscirei a cambiarla. Io sono per la centralità assoluta della norma, che è garanzia per tutti e garanzia di giustizia per tutti. Esistono delle norme, io ho paragonato in quelle riflessioni la traccia della norma a un solco. Esistono dei solchi strettissimi, ad esempio limite di velocità 110 km all'ora, 109 è regolare, 111 è irregolare, non ci sono vie di mezzo. In genere invece nell'attività amministrativa vi sono molte norme, quelle che si rifanno alla discrezionalità amministrativa, in cui questo solco è molto più largo, cioè c'è la possibilità per l'amministratore di adottare la soluzione che ha in mente seguendo una serie di percorsi o scegliendo una fra le varie soluzioni, sulle varie soluzioni possibili. È chiaro che se rimane nell'ambito di quella norma, io non voglio neanche fare riferimento alle questioni penali, i disonesti purtroppo ci sono in tutte le categorie, lasciamoli perdere per questa sera, l'amministratore che invece deborda, che esce fuori di questo solco, fra l'altro fa un pessimo servizio alla collettività, perché quel provvedimento sarà sicuramente impugnato da qualcuno, le lungaggini dei procedimenti giudiziari, anche quelli amministrativi, che pure sono meno lumaca che quelli civili e quelli penali, porteranno a degli enormi ritardi. Alla fine sarà stabilito che quel provvedimento era illegittimo, bisognerà ricominciare da capo, creando una serie di danni notevoli alla collettività. L'amministrazione fantasiosa può essere bella, ma purché la fantasia rimanga nei limiti. Ma si dice che ci sono delle situazioni eccezionali per le quali l'amministratore è costretto a ignorare la norma, ma anche queste situazioni eccezionali a loro volta devono essere previste e regolamentate. Faccio un esempio terra-terra in relazione a quello che è accaduto non molti giorni fa. È chiaro che esiste una norma che prescrive che non si possono danneggiare o distruggere le cose mobili o immobili altrui. Se durante l'alluvione che ha afflitto questa provincia, questa città, ci fosse stata la necessità di abbattere l'argine di un fiume per consentire una esondazione controllata ed evitare che quella stessa esondazione divenisse selvaggia e andasse a mettere in pericolo la vita, oltre che i beni degli abitanti della città, bene avrebbe fatto il politico che, mettendosi in mano il piccone o facendolo mettere in mano agli operai, avesse distrutto quegli argini. Perché? Perché esiste, oltre alla norma che vuole proteggere i beni mobili e immobili, esiste un'altra norma di carattere più generale, che è quella che bisogna salvaguardare la vita delle persone. Questo è un esempio probabilmente un po' al limite. Nessuno avrebbe mai contestato a quell'amministratore di aver distrutto quell'argine, avrebbe agito in stato di necessità naturalmente e avrebbe agito in maniera apprezzabile. Ma al di là di questi casi si dice è l'interesse pubblico. E qual è l'interesse pubblico? Il bene pubblico. Per fortuna abbiamo un consigliere che ci è maestro in materia, ma il bene, il confine fra il bene e il male è molto fluttuante. Quello che è bene per qualcuno può essere male per qualcun altro. Chi è l'amministratore per poter decidere al di fuori della norma che cosa è bene, che cosa è il male? E io a questo punto mi aspetterei una replica, se gli altri non fossero educati, che si potrebbe dire: e chi è il giudice per poter poi decidere che se è bene o è male quello che ha fatto l'amministratore? Problema grosso, per verità, è quello della interpretazione delle leggi.
perché in periodi di scarsa stabilità politica la norma è spesso generica e aperta ad una serie infinita di interpretazioni. Non è una mia considerazione personale, cito la fonte. 30 anni fa circa il ministro Tommaso Morlino, guardasigilli, ministro della giustizia, ha in un convegno di magistrati in quella ridente località che si chiama Pugno Chiuso sul Gargano, al quale convegno ero presente anch'io, disse: cari magistrati, considerato il momento politico, stiamo parlando di 30 anni fa, molti dei presenti neanche se lo ricordano, considerato, dimenticatevi le leggi precise che voi applicate immediatamente, al massimo potremo darvi dei recinti e poi li dovrete riempire noi. Per, a beneficio della mia categoria, che in quel caso era ampiamente difendibile, ci fu una sorta di sommossa, perché i magistrati presenti dissero: noi vogliamo applicare le leggi, non le vogliamo creare le leggi, quindi non è compito nostro. La garanzia della interpretazione del giudice poi è data dal sistema sostanzialmente, perché il sistema dei tre gradi di giudizio alla fine porta ad una uniformità di interpretazione. Prego. Per dire che bisogna che le persone in alto si trovino da sedere, perché altrimenti i vigili del fuoco giustamente anche hanno problemi per la sicurezza, quindi vi invitiamo, se ci sono persone che hanno posti liberi, a indicarli, perché non è consentito di avere tante persone in piedi dove ci sono le uscite, presumo, no? E quindi è proprio l'esigenza. Mi scusi, il procuratore, se l'ho interrotta. È l'aspetto della norma. Sì. Grazie. Quindi questa illusione. Poi per quanto riguarda le accuse rivolte alla magistratura, io ovviamente ho grande stima della magistratura come istituzione, così come ho grande stima di tutte le istituzioni alle quali vado avuto rispetto a prescindere, ed ho grande stima anche di molti magistrati, naturalmente. L'accusa di formalismo, lo so, mi rendo conto, però al magistrato non può essere chiesta un'attività di tipo politico. Non è il magistrato, è il legislatore che deve decidere che cosa è bene e che cosa è male, e fra due mali deve scegliere quello minore, ma deve essere il legislatore, non può essere il magistrato, perché quel magistrato potrebbe decidere in una certa maniera e a 100 km di distanza un altro magistrato decide esattamente al contrario, e fino a quando poi non si arrivi al vertice, cioè all'uniformità dell'interpretazione, passeranno degli anni con delle conseguenze sul territorio che naturalmente sono estremamente dannose. Così come pure mi sembra ingenerosa l'accusa che molti magistrati, invece di occuparsi dei mafiosi, si occupano dei politici perché sono bersagli più facili. A parte il fatto che non è detto che siano bersagli più facili, perché anzi direi che è esattamente il contrario, ma a parte questa piccola considerazione, ma vi sono dei territori della nostra bella Italia nella quale il problema fondamentale è quello della criminalità organizzata, e non mi risulta che in Sicilia, in Calabria o in Campania vi sia la caccia all'amministratore senza motivo, mentre invece gli altri vengono lasciati prosperare. Quindi questo non mi risulta assolutamente. Piuttosto, poi non so se ho la possibilità. Sì, dopo in un giro successivo, siamo così. Io chiederei subito in causa il sindaco Tosi. Essendo stato eletto nel 2007, ha già alle spalle 6 anni di azione amministrativa in una città medio-grande come Verona, una città importante.
Ecco, diceva il procuratore adesso, parliamo solo degli onesti, ok? Quindi diamo per scontato che stiamo parlando di onesti, di persone in buona fede, però è un fatto che l'impianto legislativo italiano è molto complicato. Ecco, lei in questi 6 anni ha sentito, diciamo, il fiato sul collo della magistratura, intesa non soltanto quindi come magistratura penale, ma anche per esempio la giustizia amministrativa, con la possibilità di bloccare con ricorsi all'infinito. Qui si parla di azioni politiche, secondo me è importante dire che c'è anche tutto l'apparato amministrativo dei comuni, delle regioni, delle province che è molto impaurito, no? Di prendersi responsabilità per firmare atti che poi mettono in campo interessi per milioni se non miliardi di euro a fronte di stipendi da 1500 euro al mese, quindi c'è la Corte dei Conti anche, no? Che, ecco, lei lo sente questo come un limite che in qualche modo vi impedisce di fare meglio il sindaco, il presidente della regione, eccetera eccetera? Allora, buonasera a tutti intanto e ringrazio ancora Luciano per questo invito. Beh, è chiaro che talvolta c'è un'azione, diciamo, difensiva da parte della pubblica amministrazione quando c'è il timore che una determinata scelta porti a responsabilità e quindi si evita di farla. Per fare alcuni esempi concreti, noi in particolare in questi ultimi anni sapete che a livello di Stato centrale di governo molte norme che regolano i rapporti finanziari fra lo Stato e i comuni sono cambiate più e più volte. La vicenda ultima dell'IMU sulla prima casa è un esempio eclatante, anziché quella della TARES, dove lo Stato, diciamo, ha continuato a modificare gli adempimenti e le regole del gioco nei confronti degli enti locali, con l'impossibilità per gli enti locali di fare bilancio, perché dopo la conseguenza è questa. Tant'è che io sono appunto sindaco da 6 anni e mezzo, i primi anni del mio mandato noi approvavamo il bilancio preventivo regolarmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente, in maniera tale che l'anno dopo sapevi come spendere i soldi. Quest'anno, non per incapacità dell'amministrazione, ma proprio perché, non avendo chiuso lo Stato la partita dell'IMU sulla prima casa, ci ha portato all'impossibilità di approvare il bilancio, tant'è che per norma dello Stato hanno prorogato via via i termini per approvare il bilancio preventivo, e noi il bilancio preventivo del 2013 l'abbiamo approvato a fine novembre, perché questo prevedeva la legge, il termine ultimo, a fine novembre 2013, quindi abbiamo approvato il bilancio preventivo trascorsi 11 mesi dell'anno, quindi quando avevi già speso gli 11 dodicesimi di quello che potevi spendere. E questa è una situazione che è ancora poco chiara, perché poi avete visto che ci sono ulteriori novità, hanno continuato a cambiare nome alle nuove tasse locali che dovrebbero arrivare. L'ultimo è la IUC, della quale però non c'è una norma descrittiva né di efficacia, non si sa cosa sarà. Speriamo di saperlo prima possibile, perché finché non si sa cos'è non si possono fare i bilanci. E allora in questi casi cosa accade? Quindi faccio degli esempi concreti di cosa succede quando c'è questo vuoto normativo. La norma prevede, perché anche questo è sempre legge dello Stato, che tu, quando non hai il bilancio preventivo privato, tu approvato, tutta una serie di spese straordinarie non le puoi fare. Tu puoi spendere per dodicesimi, cioè un dodicesimo ogni mese, puoi spendere l'ordinario senza far scelte straordinarie, perché appunto non hai il bilancio approvato. E questo da una parte, dall'altra rischi, sempre non avendo fra l'altro il bilancio approvato, lo sforamento del patto di stabilità, perché non hai i numeri di bilancio. Allora, noi alla fine il bilancio dell'IMU l'abbiamo predisposto per dire fin dove siamo dovuti arrivare. Siccome non si sapeva se la seconda rata della prima casa la pagavano i cittadini o la pagava lo Stato, abbiamo dovuto fare un bilancio con una formula inaudita, francamente, nella quale, quando abbiamo proposto all'Aula, nella quale si scriveva che quella cifra lì, quella posta lì, comunque ci sarebbe stata, non sapendo da dove arrivava. Perché poteva arrivare dallo Stato come dai cittadini, perché non si sapeva ancora chi avrebbe pagato, neanche se ancora adesso in realtà, una parte della seconda rata dell'IMU, chi la pagherà, IMU 2012. E allora, durante l'anno, più e più volte siamo dovuti andare in giunta, prendendoci noi giunta la responsabilità di atti amministrativi, dove tu avevi il parere contrario della ragioneria, che ti dice: siccome non hai il bilancio approvato, e non è che non l'hai approvato, ripeto, perché questo è il nodo, perché non sei capace, perché non puoi approvarlo, perché non sai qual è la partita da dare, da avere con lo Stato. Siccome tu non hai bilancio approvato e siccome potresti rischiare di sforare il patto di stabilità, la ragioneria ti dà parere contrario. Tu vai in giunta
e approvi delle delibere con la responsabilità della Giunta, ma delibere anche pesanti. Faccio due esempi per capire anche le norme come vanno ad accavallarsi e contorcersi. Noi abbiamo due squadre di Serie A, l'Ellas e il Chievo, le quali giocano allo stadio Mettegoli, lo stadio di proprietà comunale, che il manto, del manto erboso, manutenzione straordinaria, il rifacimento compete all'amministrazione. La manutenzione no, ma quando devi farlo sì. Ci scrive la Lega di Serie A dicendo, in effetti era vero, che il campo ormai era completamente distrutto, o lo rifate o le due squadre non possono giocare lì, cosa che non potevamo permetterci, perché noi possiamo dire le due squadre di Serie A andate a giocare a Mantova, che non è neanche lo stadio adatto. E allora a quel punto ci troviamo nella condizione che tu hai la Lega Calcio che ti dice o rifai il campo o le squadre non giocano, e la norma che ti dice tu quella spesa non la puoi fare. E quindi noi siamo andati in giunta dicendo, siccome dobbiamo per forza spendere questi soldi, ci assumiamo la responsabilità come giunta di stanziare la cifra, si fa la gara, si fa tutto regolarmente, ma la responsabilità della spesa ricade sul sindaco, sulla giunta. Un altro esempio ancora più eclatante è quello sulla società di riscossione. Voi sapete che lo Stato ha dato la possibilità agli enti locali di superare Equitalia, cioè dire, se voi volete vi organizzate con una vostra società di riscossione a partire dal 1 gennaio del 2014. E noi come comune però non l'abbiamo fatto, cioè abbiamo deciso di farlo, c'erano altri comuni che lo facevano da anni, perché per dire il comune di Torino è 8 anni che ha una società di riscossione propria, e noi siamo avvalsi della possibilità, perché è lo Stato che ti dà la facoltà di costituire entro il 31 dicembre questa società in maniera tale che al 1 gennaio diventi efficace. E c'è un altro motivo comunque per, se decidi di fare la società di riscossione, di farla il prima possibile, un motivo molto concreto, perché se tu la fai, ovviamente la devi fare come? Sapendo che dovrà dare un costo a te e al cittadino inferiore a quello che è il costo di Equitalia, perché il vantaggio pubblico ce l'hai se l'agio è minore e i costi sono inferiori. E il maggior vantaggio ce l'hai più servizi dai, quindi più comuni aderiscono alla tua società di riscossioni, più è vantaggiosa per i cittadini perché abbassi il costo fisso. E quindi noi ci siamo mossi in base a quella che era la previsione di legge per costituire la società di riscossione. Per costituire la società di riscossione servono 500.000 euro di capitale versato, e ricadi nel caso di prima, non hai il bilancio approvato e quindi non potresti costituirla, però la puoi costituire, costituire atto notarile, tutto questo ci va dietro, e farla funzionare entro il 31 dicembre, quindi non c'erano assolutamente i tempi tecnici per farlo. E quindi cosa abbiamo fatto? Siamo andati in giunta col parere contrario della ragioneria, che ci diceva, siccome non hai il bilancio approvato potresti sforare il patto di stabilità, non puoi fare sta delibera, e la giunta si è assunta la responsabilità. E poi siamo andati in consiglio comunale, perché la costituzione di questa società è anche un atto di consiglio comunale, e anche il consiglio comunale, la maggioranza, si è assunta la responsabilità personale di approvare questa delibera. Dopo a fine anno staremo dentro il patto di stabilità e andremo a posto col bilancio approvato, eccetera. Ma abbiamo avuto alcuni mesi nella quale personalmente gli amministratori si sono esposti perché c'era un vuoto normativo. Allora, questo è per dire che siamo un paese che da un punto di vista della costruzione delle norme, e ha ragione il procuratore emerito, ha ragione nel senso che sono state costruite delle norme sempre più complicate, dove alla fine rischi di lasciare comunque dei vuoti, oppure in Italia c'è questa convinzione che tutto quello che non è normato va normato, tutto, qualsiasi cosa, bisogna comunque fare una legge per tutto, e quello che dove non c'è bisogna farne un'altra. Così alla fine abbiamo un sistema che è diventato complicatissimo, dove si accavallano ricorsi sopra ricorsi, e anche su quello bisognerebbe intervenire, e non è una colpa del magistrato ma è colpa del legislatore, perché se ci sono i due gradi di giudizio, per esempio sulla giustizia amministrativa, il TAR e il Consiglio di Stato, che intervengono sullo stesso identico merito, cioè tu vai al TAR un atto amministrativo e puoi andare dopo sopra il TAR, puoi andare al Consiglio di Stato sulla stessa identica cosa, sulle stesse identiche carte, il che non ha senso, perché o è giusta una sentenza o è giusta l'altra, ne basta una, non è che ne servono due. Però in Italia abbiamo questi due gradi di giudizio, e in quasi tutto il resto della giustizia i gradi addirittura sono tre, per essere sicuri di perdere ancora più tempo, quando invece normalmente in tanti paesi occidentali almeno un grado di giudizio di quelli che in Italia ci sono vengono tolti, perché appunto evidentemente dovrebbe bastare una sentenza sola. E dopo un'altra distorsione è quella che sulle grandi opere, siccome si parla di interessi milionari o miliardari, spesso c'è un imprenditore che dice, beh, siccome la gara vale 10, 20, 50, 100 milioni,
il ricorso al TAR mi costa 5-10 mila, butto lì il ricorso al TAR che non si sa mai che lo vinco, e questo ti inchioda la procedura per mesi. Allora, il legislatore dovrebbe, se ne è parlato, insomma, del ricorso temerario, cioè il fatto che quando un ricorso è palesemente infondato, poi alla fine chi lo fa dovrebbe pagare i danni, in maniera tale che uno non abbia lo stimolo a dire beh, tanto faccio ricorso, vale, il ricorso costa la millesima parte di quello che vale l'appalto, lo faccio perché non si sa mai che magari vinco. E quindi anche su quello bisognerebbe intervenire. E dopo, e chiudo, c'è un fatto anche di, comunque, per quanto riguarda la magistratura, di responsabilità e di produttività. Ovvero sia, oggi all'interno della magistratura, siccome c'è un sistema che nasce ancora con la Costituzione, che ha cercato di garantire tutti i singoli poteri in maniera che stessero in equilibrio, poi gli equilibri sono anche saltati, per garantire i poteri, perché uscendo dalla dittatura c'era il pericolo che un potere prevaricasse gli altri, e quindi sono create tutta una serie di indipendenze fra i poteri in maniera tale che appunto avessero questa autonomia decisionale. Il risultato è che rispetto alla magistratura si è arrivati all'eccesso, ovvero sia, in magistratura non vuol dire che tutti i magistrati non fanno, che tutti i magistrati sbagliano, vuol dire che comunque per come è costruito il sistema tu puoi avere in magistratura su 100 magistrati 95 che fanno il loro dovere secondo i tempi correttamente, tu ne puoi avere una minoranza che non fanno nulla dalla mattina alla sera o sbagliano, che tanto comunque prenderanno lo stesso stipendio e non risponderanno mai del loro operato. E se proprio mai qualcuno li chiamasse a rispondere, non rispondono loro, ma risponde lo Stato, perché poi alla fine è lo Stato a pagare. Ecco, su questo bisognerebbe che venisse fatta una riforma, anche lì di stampo occidentale, dove con dei criteri almeno di produttività e di efficacia si vada a vedere come lavora un magistrato. E mi spiego e chiudo. Per quanto riguarda la produttività, i tempi, cioè i tempi nei quali mediamente riesce a concludere una procedura, e anche lì si possono trovare dei parametri. E per quanto riguarda l'efficacia nell'azione penale, perché se una procura o un procuratore intenta 100 azioni giudiziarie penali e arriva, che ne so, a 50 condanne, insomma a metà vuol dire che sono state portate avanti efficacemente. Se uno su 100 azioni giudiziarie che porta avanti, 95 finiscono in nulla e 5 finiscono in una condanna, allora forse esercita l'azione giudiziaria a casaccio. Quindi bisognerebbe anche lì trovare dei criteri oggettivi in maniera tale che anche all'interno di quella categoria ci sia la responsabilità alla quale noi tutti, voi tutti e noi tutti, perché la politica, la sua responsabilità è chiamata sempre, come è giusto che sia, perché per carità, guai a mettersi a di sopra, ma alla quale tutti noi siamo chiamati. Citava il sindaco Tosi, credo si possa allargare la riflessione sul senso di legalità che viene percepito da tutti i cittadini, oltre che dai politici. Si dice che in Italia si invoca la legalità a ciascuno di noi, e per la legalità intesa nel senso del pieno rispetto delle leggi, soprattutto quando le leggi devono rispettarle gli altri. Questo per sottolineare una certa asimmetria nel valutare il proprio interesse personale e l'interesse della collettività, l'interesse della comunità. Su questo possiamo avere l'autorevolissimo parere di Luigi Savina, questore di Milano. Una carriera vissuta sempre, una brillantissima carriera vissuta sempre in prima linea, girato tutta Italia, non cito le città e le questure in cui il questore Savina ha prestato servizio. Gli rivolgo l'invito a questa riflessione anche in considerazione del riconoscimento che gli è stato conferito dall'Università di Palermo nel 91 per le iniziative operative a difesa delle comunità siciliane, oltre naturalmente alle onorificenze ricevute dal Presidente della Repubblica, ufficiale e commendatore al merito della Repubblica, e tanti altri riconoscimenti. Sulla base di questo attestato da parte dell'Università di Palermo, la difesa delle comunità siciliane e lo spirito di legalità come percepito dai cittadini con cui si è scontrato per tanti anni. Innanzitutto buonasera a tutti, ringrazio per l'invito, e per me un onore, un privilegio essere presentato dal rettore dell'università, magnifico rettore dell'Università di Teramo. È l'università in cui io mi sono laureato molti anni fa,
e università all'epoca molto seria che ha consentito no. Molto di più adesso, infatti mi fate finire a parlare. Ricordatevi Accusatio Manifesta. E quindi l'università, fatto l'università a Teramo, mi sono confrontato con ragazzi che erano laureati in altre università, vincendo, superando dei concorsi, mentre chi veniva da università più prestigiose, immaginate Roma, Milano, così, non ha superato per esempio quei concorsi. Ecco, questo per dire come richiamo, parto da questo esempio, dal ringraziamento al magnifico rettore, per richiamare come è innanzitutto necessario il senso di responsabilità. Tutti invochiamo la legalità, ha detto il rettore, è vero, tutti invochiamo la legalità, ma quando la legalità soprattutto riguarda gli altri è un po' meno che riguarda noi stessi. E questo ci richiama su un tema che attiene alla serata, che è quella della responsabilità. Cioè ciascuno di noi è un cittadino, allora noi ci lamentiamo del magistrato e ci lamentiamo del politico, ecco, allora noi dobbiamo essere cittadini più responsabili per avere magistrati più responsabili, per avere politici più responsabili. Stasera hanno detto tutti delle cose, delle grandi verità, cioè il principio di legalità che è stato invocato dal Procuratore della Repubblica, che è un magistrato, il principio di legalità significa c'è una norma e rispetto alla norma, c'è un divieto, c'è una norma che prevede il divieto, io non faccio quella cosa, mi attengo a quella regola. C'è però anche un'altra necessità che viene indicata da D'Alfonso, che ha già presidente della provincia di Pescara, soprattutto sindaco di Pescara, non a caso è vicino a lui il sindaco di Verona, mentre io mi sono tirato più verso il procuratore della Repubblica, non per due concezioni diverse, entrambi abbiamo la stessa concezione, io capisco la loro difficoltà. Essere sindaco oggi, in questo momento, significa metterci la faccia con i cittadini, con un sistema legislativo, ha ragione il sindaco Tosi, credo che le leggi primarie in questo paese non sono mai state contate, credo ci abbia provato Sabine Cassese, credo siano 180.000, qualcosa del genere. Soprattutto una chiarezza della nostra carta costituzionale, io invito ogni tanto andate a leggere la Costituzione, io rimango impressionato per la chiarezza di quelle norme, per come sono state declinate. A fronte di queste norme, le leggi e poi i regolamenti che sono subentrati sono diventati sempre di più, sempre maggiori, sempre più da dare l'impressione al sindaco, ma a qualsiasi pubblico ufficiale, di avere l'impressione di fare troppo e quindi c'è il rischio che ho fatto un eccesso di potere, di fare poco, non ho rotto l'argine e quindi ho fatto un'omissione di atti d'ufficio. Questa cosa la sto vivendo molto di più come questore, ma comprendo negli ultimi 10 anni il problema che hanno i sindaci. A tutti e due dico hanno perfettamente ragione, certo non si può derogare la norma, non si può derogare dalla norma perché abbiamo assistito non soltanto nel sud Italia ma nel nord Italia, vi cito un esempio di qualche mese fa, Sedriano, un piccolo comune della provincia di Milano che è stato chiuso per mafia, che è stato commissariato con un provvedimento su proposta del Ministro dell'Interno, con un decreto del Presidente della Repubblica, ma altri ancora comuni ci sono, quindi il rischio di dare troppo potere al sindaco è anche questo. Allora c'è stato un momento in questo paese che è il 1990 e Mani Pulite, quello che si è verificato un po' in tutto il resto del paese. Ecco, il legislatore probabilmente per evitare che si potesse ricadere nuovamente in episodi di corruzione, di concussione, di violazioni da parte del pubblico amministratore, ha tentato di normare tutto. Io credo che all'ultimo quindicennio, nei vari codici penali comparsi septies, locties, le figure diverse su cui è difficile districarsi anche per un addetto ai lavori. Allora che cosa è successo probabilmente? È successo che su una magistratura che fa il proprio dovere,
qualche volta esagerando, possono aver ragione, dobbiamo tenere in considerazione ciò che dice un amministratore che ha la responsabilità di un'intera città, che amministra un'intera città. Bene, da un lato quindi il magistrato, ma dall'altro il politico, l'amministratore che non riesce a amministrare, siamo arrivati a un cortocircuito. Cortocircuito che non può che essere risolto nuovamente con delle scelte coraggiose fatte dalla politica. Il procuratore della Repubblica non ha detto che l'amministratore o il politico può fare questo e non deve fare quest'altro, basta normare le cose, cioè basta dare degli spazi che il legislatore dà, ma per dare questi spazi bisogna anche scegliere. Bisogna prevedere che il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della regione possa avere alcuni spazi. Queste cose, ha ragione il sindaco Tosi, bisogna punire l'azione per il ricorso temerario, chi non ha fondamento per bloccare i lavori. In questo momento a Milano stiamo avendo un'esperienza bellissima, speriamo che sia la ripresa non solo per Milano ma per l'intero paese, l'Expo, che agganciamo questo traino di questa di 140 paesi sino adesso che verranno in Italia, una vetrina per l'Italia. Bene, anche lì ci sono delle opere importantissime. Ecco, queste opere ci sono state, c'è una valanga di ricorsi al TAR, c'è una richiesta di certificazioni antimafia, immaginate, per andare in subappalto, bisogna costruire, edificare 118 ettari in tempi brevissimi, consegnando i siti fra qualche mese ai paesi che sono ospitati, quindi un ricorso al TAR c'è il rischio che blocchi l'attività, che faccia perdere la faccia all'intero paese. Si è verificato un cortocircuito, ma questo cortocircuito che si è verificato deve essere nuovamente il politico, cioè quello che è il nostro mandato, che noi abbiamo votato, a cui noi abbiamo riservato la fiducia, a livello parlamentare, a livello di legislatore, a risolverlo. Per fare questo bisogna decidere, bisogna eliminare alcune norme, bisogna prevederne altre. La norma deve essere il punto di riferimento, ma per essere il punto di riferimento deve essere chiara, deve essere leggibile da tutti, così come è leggibile la nostra Costituzione, non deve prestare molto spazio alla interpretazione, cioè deve avere dei requisiti che ne assicurino l'oggettività, ma deve lasciare lo spazio libero a chi deve amministrare, se no da questa stagione non usciamo. Mi avete visto, ogni tanto mi arrivano dei messaggi, anche di recente in Lombardia, ogni tanto sono stati in questi giorni amministratori che sono finiti indagati, rinviati a giudizio o peggio ancora. E non si esce da questa storia perché l'azione amministrativa ancora continua a essere paralizzata. Allora deve essere il legislatore a decidere, ma per decidere deve fare delle scelte coraggiose, e queste scelte coraggiose ci vogliono politici credibili. Ha ragione il procuratore, non perché gli sono a fianco, perché è un percorso parallelo quello mio che è stato fatto, però bisogna stare attenti a chi mettiamo nelle liste, persone credibili, professionisti. La nostra è una società complessa, 5 milioni di immigrati, negli ultimi 20 anni è cambiato il mondo, persone sono, se sarà ricordato sui libri di storia fra 2000 anni, c'è stata un'emigrazione biblica, dal sud del mondo alla ricerca della migliore qualità della vita sono venuti al nord del mondo, da est a ovest, la stessa cosa che abbiamo qui in Europa ce l'hanno negli Stati Uniti d'America. Bene, oggi l'amministratore deve essere preparato, deve approfondire la sua cultura, deve aggiornarsi, deve essere un tecnico ma anche con una visione politica, perché questo è necessario. Politica significa poter intravedere il futuro. Allora, rimettosi da un lato la scelta del legislatore, ma richiamo su ciascuno di noi, ciascuno deve fare il proprio dovere.
Ricordo le parole dette da Kennedy nel discorso di insediamento: svegliarsi la mattina non per invocare quello che lo Stato può fare per noi, ma quello che noi possiamo fare per lo Stato. Ecco, ci vuole, io credo, questo salto mentale che in questo paese, e poi se ci sarà ve lo racconto, ancora ho visto più volte fare. Ho visto quando tutti quanti assieme, nel momento del terrorismo, nel momento della mafia, siamo stati squadra. E spero che ora che siamo in difficoltà, in forte difficoltà, è il momento dei forconi che sono in strada, che protestano, è il momento degli antagonisti, è il momento in cui il Parlamento è variegato. Ecco, io ogni tanto dico anche ai miei uomini: speriamo di tornare a essere squadra, siamo stati campioni del mondo, dobbiamo tornare a essere. Questore, un recupero di efficienza del sistema invocato dal questore viene proposto, secondo alcune recenti teorie, immaginando di reinterpretare, di porre alla base di tutto il sistema normativo quel concetto di contratto sociale che ne può rendere più efficace il rispetto dell'applicazione, e lo si fa cercando di collegare questo, riprendendo il concetto di contratto sociale, per pervenire ad una società che sia in qualche modo basata sull'eguaglianza. Si giustifica una sola condizione in questo modello di diseguaglianza, e quando le diseguaglianze sono a favore dei più svantaggiati. Come dire, sistema normativo, ne recuperiamo l'efficienza, la recuperiamo questa efficienza anche immaginando delle possibili, non le vorrei definire deroghe, ma delle interpretazioni, per rimanere ben dentro il solco di legalità che il procuratore emerito Trifoggi prima tracciava, quando l'azione è rivolta a favore degli svantaggiati. E su questo credo che possa introdurre degli argomenti di sicuro interesse, degli argomenti di riflessione, Monsignor Vincenzo Madio, che è impegnato anche lui in prima linea nell'affrontare situazioni di disagio sociale che vedono in lui, nel suo lavoro e nel lavoro di tutti i suoi collaboratori, un punto di riferimento per l'intera città. Prego. Intanto, mentre parlavano gli illustri oratori, io mi incantavo perché essi parlano di cose che vivono quotidianamente e le viviamo anche noi a livello di chiesa, perché spesso ascoltiamo persone che si sentono incomprese e non tutelate dalle amministrazioni, dagli enti locali che dovrebbero fare la loro parte. E noi come Chiesa facciamo un'opera di supplenza. Dovremmo anche un pochino di più essere di stimolo agli enti locali perché si facciano carico, ad esempio, di ascolto delle persone più in difficoltà. Io non pensavo di dover parlare specificamente di questo, ma siccome il magnifico lettore di questo mi ha investito, allora voglio dire a questa platea, a questi illustri signori che sono qui davanti a noi, che la Chiesa diocesana di Pescara si fa carico di assistere e di venire incontro alle persone che vivono maggiormente il disagio, affrontando le loro problematiche in modo particolare, approntando pasti caldi ogni giorno, e sono quasi 400 pasti al giorno, e nelle nostre mense non vengono soltanto gli extracomunitari, ma attualmente vengono anche molti del posto, famiglie intere talmente. E anche approntando un dormitorio, e qui devo fare pubblico elogio di dottor Mattoscio, il quale ha voluto dare alla Chiesa diocesana la possibilità di una nuova struttura come dormitorio e come mensa,
che ovviamente gestisce la Caritas diocesana. Ma nelle parrocchie in modo particolare noi sentiamo questo disagio. Le parrocchie come possono vengono incontro alle necessità, però la domanda è estesa e le possibilità sono via via sempre più scarse. Vi dico con sorpresa, ho fatto una comparazione tra quello che nella mia parrocchia, che è di persone benestanti e devo dire anche molto generose, la comparazione tra quello che hanno dato alla parrocchia specificamente per i poveri ottobre-novembre del 2012 e ottobre-novembre del 2013. C'è un calo del 70%, perché davvero la gente non ha più soldi e non può farsi carico delle necessità di quelli che sono ancora addirittura talvolta nella miseria. Io vorrei fare però, perché disgraziatamente sono un teorico, vorrei tornare un pochino a monte di quello che si diceva sulla giustezza del diritto. Il diritto è la traduzione concreta, la statuizione dei valori che sono a monte. E noi dobbiamo sempre fare riferimento ai valori. I valori sono immutabili. Il valore sono la vita, la dignità della persona, la pace, la libertà e così via. In ragione di quanto le norme riescono a tutelare quei valori, possiamo dire che sono norme giuste. Diversamente non lo sono. Allora, facciamo una graduatoria. Prima i valori, poi i diritti e poi le norme. I diritti sono codificati. Trattiamo la Carta dei diritti dell'uomo del 1789 della Rivoluzione francese, oppure prendiamo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU 1948. Sono enunciati, dichiarati questi diritti e poi questi diritti vanno codificati, quindi ci saranno delle norme. Ora queste norme si devono rapportare ai diritti e se questo non avviene purtroppo qualcosa non funziona. Ora le norme sono necessarie, però le norme devono avere sempre presenti i diritti dei cittadini e ancora di più i valori che sono di per sé immutabili, mentre le norme si devono adattare ovviamente ai limiti culturali e anche alle circostanze concrete. Faccio due esempi semplicissimi. In una società tribale c'è la legge del taglione, che contrariamente a quello che si pensa, non significa che se uno ti ha fatto del male, tu devi rifare del male necessariamente. Dice soltanto c'è un limite nella rivendicazione di un diritto. Quindi, se per ipotesi ti ha cacciato un occhio, non è che ne puoi cacciare due. Ma in una società tribale quella norma poteva essere giustificabile, oggi no. Oppure facciamo un altro esempio. Se in tempo di guerra si indice un coprifuoco, il coprifuoco tutela l'incolumità del soggetto, però limita la libertà. Nel momento in cui quelle condizioni non ci sono più, non bisogna continuare a tenere quella norma, perché sarebbe sacrificata la libertà, che è un valore inalienabile. Ora, la Chiesa, nella conflittualità tra le norme e la coscienza, da che parte sta? Nella elaborazione teologica, filosofica, la norma ultima di moralità è sempre la coscienza. C'è un campione della coscienza che si chiama Henry Newman, che era un anglicano, poi diventato cattolico e cardinale. Dice, se il Papa ti dicesse di fare una cosa e la tua coscienza ti dice diversamente, tu devi seguire la tua coscienza. Ora, nella conflittualità tra coscienza e norma si deve seguire la coscienza.
Ma questo lo può dire la Chiesa, lo Stato non lo può dire, altrimenti sarebbe lo sfacelo. Lo Stato non può mai dire, nella conflittualità tra la norma e la coscienza, tu segui la coscienza. Tuttavia, il legislatore ha cominciato anche a capire che ci possono essere dei correttivi. Per esempio, un correttivo è la... quando una persona non può accedere a una norma, per esempio sull'aborto, un medico può fare l'obiezione di coscienza, perché è un valore sommo per la libertà interiore del soggetto. Ma oltre quello io direi che ci vuole un correttivo ancora, e qui penso che possa dare un contributo in quella conflittualità che c'è tra l'amministratore e il magistrato. Qualche volta ci vuole il buon senso. Cicerone nel De Uffici si dice summum ius summa ignoria, che traduco così: un estremo di diritto finisce per creare grossi disagi. E allora ci vuole il buon senso, perché le norme, se ci sono 180.000 leggi, sta a significare che ci sono anche molte contraddizioni. E allora qui è spazio ovviamente per i cultori del diritto e molto di più per gli avvocati, i quali cominciano a vedere comma 2, 3, 4 e 5 e non ci si capisce più niente. E allora bisognerebbe chiedersi: cui prodest, a che giova, a che cosa giova questa disposizione oppure questo ricorso? Cui prodest? Ogni tanto bisogna richiederselo, altrimenti si esce fuori dal buon senso, che deve sempre essere alla base di ogni provvedimento, perché con le leggi spesso ci si incarta e poi non ci si capisce più niente. Un'altra piccola cosa e poi davvero chiudo. Da parte delle amministrazioni, dei dirigenti dell'amministrazione, ci vuole un pochino più di assunzione di responsabilità. Ci sono delle persone che non firmano mai, perché non si prende la responsabilità. E faccio un esempio concreto. Se c'è un corso di formazione, questo corso si è tenuto, e colui che ha la responsabilità di questa società ha dovuto anticipare le somme, poi per un vizio che talvolta può essere proprio una stupidaggine, perché non si è segnato l'orario oppure non si è messo la firma per quella lezione, si arriva a un procedimento di revoca. Ma questo non si può fare, ma questa è un'ingiustizia, è un'ingiustizia. E allora bisogna richiamare anche un pochino le persone ad assumersi delle responsabilità, se sono chiamate a fare quel compito, altrimenti si accomodino altrove. Grazie. Diciamo.